1000 spettatori, tante risate e qualche scambio ad alto livello. La quinta edizione di Tennis for Africa, torneo internazionale a scopi umanitari, disputatosi al centro San Filippo di Brescia, è tutta qui. Una manifestazione ormai tradizionale, organizzata al fine di raccogliere fondi per un programma di sostegno per gli orfani di guerra in Etiopia. 4 i tennisti professionisti presenti, il russo Chesnokov, fresco finalista di Davis, l'italiano Pesco Solido, il nigeriano Odizor e lo spagnolo Arrese. Un quadrangolare esibizione che solo però con la presenza in campo di Francesco Salvi ha vissuto momenti di grande agonismo. Siamo qui per Tennis for Africa e poi perché per dare lezione un attimo a questi giocatori che hanno bisogno di una guida spirituale. La mia. È una manifestazione importante, sono contento di essere qui, di partecipare anch'io a questa opera di beneficenza, chiamiamola così. Il pubblico è accorso abbastanza numeroso, penso si stia divertendo e sono manifestazioni importanti queste qui. Per noi è un piacere fare cose come questa, che vediamo che aiutiamo al mondo, no? Alla gente che veramente ha bisogno. Un piccolo sforzo dunque per una grande causa, un contributo rilevante che nelle passate edizioni ha permesso la realizzazione di una scuola di tessitrici in Mozambico o inviare aiuti alimentari e medicinali nella ex Jugoslavia in Ruanda. Insomma, un motivo di vanto per la provincia bresciana, con l'augurio di continuarne la tradizione.